Ragazzi, siamo qui oggi al Pancino, ristorante pizzeria in via Lungomare. Ci troviamo in zona Lungomare di Levante, ci troviamo in zona Ronchi. Qua con noi c'è Lady Chris. Puoi dirci le ordinazioni? No, dille tu. Questo è il tavolino nostro. Ora abbiamo ordinato due cocktail di... di gamberi. Ok, poi? Poi il tè, la pasta e la pizza. Di gragnano e tu la pizza. Ok, ci teniamo leggeri per adesso. Vabbè, qui c'è il menù, però non voglio farti dei prezzi, non mi piace. Dopo il dolce prenderò. Dopo prendi? Il dolce. Dolcetto. Oggi mi scateno. Madonna, ragazzi. Questo è un antipasto che ti portano. Inizio, pranzo, cena, quello che sia. Buonissimo. Una focaccia croccante, fatta loro, perché fanno anche pizzeria. Aromatizzata. Senti lo scrocchio. Magari è dolce. Buono, buonissimo. Com'è? Auguri Piero, auguri. Qui abbiamo cocktail di gamberi, signore e signori. Il più buono che abbiamo mai mangiato era lì. Molto bene, vediamo ora come. Ma perché c'è quello fragoso? Quello è fragoso. Ah, faglielo vedere bene. E c'ho le foto. Gatto, questa roba per te. Che buono. Che buono, ragazzi. A dopo per i paccheri, e la pizza. Dimenticavo l'assaggio. Andiamo a sentire. Buono, una bella insalatina. 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 La prendi tipo spaghetto. Insieme al gamberetto. Dimmi come si chiamano? Pacchero a ragù. Pacchero a ragù. Anche salsiccia. Salsiccia di Ados. Di ragù salsiccia di Ados. Attenzione, arriva anche la pizza. Grazie. Madonna, ragazzi. Allora vado sull'assaggio intanto. Allora, un velino di formaggio. Carne buonissima da notare. Guarda come si scioglie in bocca. Fuma ancora. Prima che fumi. Sembra una lasagna, sembra. Fai conto che questo è il cibo preferito per quando esce a far serra. Perfetto. Guardate questo invece. Allora, lei ha preso pizza. Dai, ma devo fare una foto. Parmigiano e altre cose. Prosciutto, pomodoro. È morso? Pasta pizza. No, dai te. Sta pizza, ragazzi, è fenomenale. Una bomba. Allora. Ogni prodotto è fresco. E si scioglie in bocca tutto. Buonissima. Azzardo, eh? Non ho mai mangiato una pizza così buona. Pizzeria del Pancino. Complimenti al pizzaiolo. Ragazzi, ora porteranno il caffè e il dolce. Io ho provato a farla ubriacare, almeno potevo avere qualche speranza, però non ho tanti soldi, quindi mi sa che va male stasera. Che mongolo! Non credo di arrivare al dunque. Il coniglio rimarrà al suo posto. La tana sarà di... Beh, basta. E non credo che si sfaltirchi la situazione. Bene. Bene. Mi sa che ti ha fatto già effetto quel vaccino. Sì. Te. Io, ragazzi, devo solo birra. Se vuoi. Beh, hai coperto un bicchiere. Ok, ovviamente io il mio caffettino. Super panna cotta. Caffettino. La signorina la panna cotta e creme caramello. Che buono. Posso una fila? Sì. Sì, va bene anche la panna cotta, mica solo il caramello. Sembra miele. La
caramellato. Eh no, è zucchero caramellato. È zucchero. A me non mi piacerà il sapore. Non ti piace, ma se a casa quando lo facciamo lo mangi. A me il caramello non mi piace. Ma che stupida, cosa lo mangi? È buonissimo, sempre. È buonissimo, sì, per sapore. Però non mi piace a me proprio il caramello. Davanti, anche per colore, prova a cambiare colore un po' nello sfondo. Cioè? Qua fallo diventare colorato diverso. Cioè, ci sta, ci sta. Un buon caffettino così. Ragazzi, con questo concludiamo il video e ci sentiamo per la prossima. Dopo una piccola recensione di quello di stasera. Beh ragazzi, eccoci qua. Attenzione, cosa sta succedendo? No, tutti così abbiamo fatto, quindi è finito. Allora, siamo qui, abbiamo finito il nostro pranzetto. Direi non è andato male, no Lady? Buono. Abbiamo mangiato, ricominciamo. Vai, elenca tutto intanto. Cocktail scampi, io e te. Sì. Baccheri. Prezzo di? Te. Vogliamo dire il prezzo? Maleducazione. Lo so. Non me lo ricordo il coso di scampi. Diciamo, non ci ricordiamo. Dai. Poi te la pasta, io la pizza, poi io la panna cotta e te il caffè. La panna cotta, col caramello e il caramello. Caramello. Poi abbiamo preso anche un quartino di vino. Ah, e anche l'acqua. Sì, sì, ma non basta, non basta. Vabbè, signori e signori, un saluto alla nostra Lady Chris, che qui vicino a me, amore mio. Non vi preoccupate che dite, magari Frank sembra ubriaco. Non sono ubriaco, lo garantisco. È il mare oggi che ci ha... Sono tutto rosso dal mare proprio. Sì. Sai quelli che hanno il naso rosso, il biacone. Sì, comunque siamo arrivati a casa, un semaforo, curva, e siamo arrivati. Vedete che arriviamo a casa per essere più tranquilli. Vabbè, dite no, Frank. Ma no, grazie. Attraverso così l'incrocio con l'umano, attenzione. Va bene, dai, ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Questo è un vlog, ricordatevi tutti di andare a fare un salto al Pancino, sul lungomare di Levante, zona Ronchi, merita veramente, ragazzi, perché... Centro Ronchi merita, perché è buonissimo, il personale sono bravissimi e io credo di aver mangiato la pizza più buona del mondo. Tra tutte quelle che ho mangiato, per me è quella, per me quindi quella è la più buona del mondo. Vogliamo fare una polemica anche su qual è la miglior pizza del mondo? Va bene, signore e signori, scusate un attimo di dissing, volevo buttarci in mezzo. Frank Mazzone è tutto, passo e chiudo.